Baldini! Riepiloghiamo i fatti. Ancora? Sì, ancora. Mi dispiace. Tu vuoi un caffè? Ma lo vedi che pure tu hai delle belle idee, quel testone? Eh? Testa di Raffanella. Guarda che tengo le mani che te lo danno il caffè. Fai come si chi? Sparisci. Dunque, signor Baldini, lei è arrivato a casa? Ha trovato la porta chiusa a chiave? No! La porta era aperta. Io sono entrato, mi sono spogliato e sono andato a fare una doccia. Secondo lei, quindi, è normale che uno entra in casa, trova la porta aperta e si infila in cesso anziché andare a vedere se a sua moglie è accaduto qualcosa? È geniale. Commissario, mia moglie era arrabbiata. Trovare la porta aperta era il minimo che mi potesse succedere. Non mi sarei stupito di trovare la mia roba sulle scale o la macchina in mezzo alla strada. Perché avevate litigato? Il vostro matrimonio era finito. Senta, questi non sono affari suoi. Se non sbaglio, lei è qui per indagare sull'omicidio di mia moglie. Infatti, caro signore, infatti. Dunque, signor Baldini, appena trovato il cadavere di sua moglie, polizia, ha telefonato a noi. Hanno sparato a mia moglie, mandate un'ambulanza. Mi sfoglio. Come mai? Sul collo di sua moglie c'erano evidenti segni di strangolamento. E guarda caso sul collier, giusto giusto, le sue impronte digitali. Io non potevo credere che fosse morta. Ho tentato di rianimarla, ma è stato vano. Va bene, si calmi. Mi racconti piuttosto perché avevate litigato. Eravamo andati a cena. Nel ristorante dove eravamo soliti andare quando eravamo solo una coppia felice. Io avevo organizzato la serata perché tentavo di riallacciare i rapporti con mia moglie. Ma con Silvia era un'impresa fuori dalla mia portata. Cioè, per un fuggevole amore, mi era sembrato di rivedere un barlume di dolcezza negli occhi della Sburgi. Quando è arrivata una stronza a rovinare tutto. E chi sarebbe la gentilissima? La bambola idiota con due tette così che conosco appena e che mi ha salutato come se mi conoscesse da 100 anni. Mi sembra una reazione alquanto eccessiva per un semplice abbraccio. Se lei avesse conosciuto mia moglie prima che morisse, non mi farebbe questa osservazione. Lei era gelosa di tutto. Bastava che una mi salutasse per strada per provocarle una crisi isterica. Queste sono arrivate adesso. Oh, 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 oh. Mi ha trovato un investigatore privato che lavora per la signora Baldini. Bene. Molto bene. Benissimo. Molto bene. E quella sarebbe la biondona che conosce appena. Non traga delle conclusioni affrettate. Insomma, io e mia moglie ci tenevo. Ma quando hai a che fare con un frigorifero per anni? Il primo calorifero che passa ci si infiamma facilmente, giusto? Adesso le racconto io cosa è successo veramente. Lei al ristorante ci è andato con la maggiorata, come ci ha confermato il cameriere. Il cameriere? Ma se era brutto? Sì, ma si fa capire molto bene. L'investigatore che sua moglie ha assoldato l'ha subito avvertita. Sua moglie si è precipitata al ristorante, infuriata, perché lei, oltre a tradirla, aveva scelto il ristorante che era il vostro nido personale. La scopa, in abbondante compagnia, e le va una scenata sputtanandola davanti a tutti. Lei si precipita a casa per cercare di rimediare, certo per amore. Lo sappiamo benissimo entrambi che chi tiene i cordoni della borsa è sua moglie. E se avesse divorziato, lei sarebbe rimasto senza un soldo. Ma sua moglie non sente ragioni. Probabilmente le comunica che parlerà col suo avvocato. Lei la aggredisce. Mi sente fermato. Corre a prendere la pistola. Adesso ti faccio vedere io.
io non ho mai avuto una pistola. Oh, sì che ce l'ha. Infuriato e spaventato, la minaccia sua moglie, sperando che cambi idea. Ma quando la vede terrorizzata di fronte all'arma, lei si sente onnipotente. Che cosa vuoi fare? Decide di punirla, liberandosi una volta per tutte. Metti via quella pistola. Mi fai paura. Ma io non ho mai avuto una pistola. Ah no? E che cazzo è questa? Questa? Che cazzo è questa? Questa? Cos'è? Che cazzo è? Cos'è? Che cazzo è questa? Quelli come te mi fanno schifo. Ti sei fatto mantenere da una donna. Poi l'hai ammazzata come un cane. Sai cosa farei a uno come te? No? No? Non lo sai? Cosa gli farei? Ricordiamo ai giocatori che il virtual game gioco di ruolo non consente l'uso di armi contro la simulazione di un giocatore reale. Inserire il gettone per iniziare una nuova partita. Dovevi proprio sparare. Che ne sapevo, dai. Forte però. Certo che come ispettore sei un bel bastardo, eh. Prossima volta poliziotto lo faccio io. Ma quella la tipa che hai visualizzato come tua moglie? Esiste davvero o nella tua fantasia? Ma no, no, esiste davvero la fidanzata di uno che conosco. Ma va? Giuro. E la colazione? Quella me la sono inventata, guarda che la trovi una così. Grande.